Con l'11° Tuscan Rewind si chiudono i giochi per il campionato italiano rally, quando manca ancora una gara in calendario. La vittoria di Crugnola Ometto su Citroen C3 R5 e Ucciussi su Peugeot 208 Rally 4 tra le due ruote motrici mette i sigilli del gruppo PSA su una stagione sui generis per via della pandemia, ma comunque dominata dai piloti dei marchi francesi. Dopo le prime fasi di riscaldamento nella vigilia con lo shakedown in condizioni bagnate, l'indomani si inizia subito a fare sul serio con la partenza all'alba verso i tre giri sulle tre diverse prove speciali, Castiglion del Bosco, la Sesta e la lunga Torregneri Badia Ardenga. Importante, anzi fondamentale, partire con il piede giusto per tutti, soprattutto per chi va a caccia del titolo. A riuscirci è di nuovo Andrea Crugnola, che fa capire subito che quest'anno non vuole lasciare nulla al caso. Due scratch assoluti sulle prime tre prove speciali mettono tutti in fila dietro la sua C3, compresi Outsider e Terraioli. Altro giro ed altri scratch per il varesino in rosso, che sembra non ammettere repliche. Piede giù e tutti in riga. T4 flat corta in anticipa a 5 per D5, in a 3 corta chiude marcia in D5, 40, no D4 meno corta chiude in attenzione a 3 chiude veloce pende per A5 indosso dritto, in D4 meno chiude poco, 40, D5 in A4 gira flat. Dopo il secondo loop di speciali, ad appena 3 prove dal traguardo, i secondi che lo dividono da basso sono ben 25. Crugnola è il leader della gara davanti a tutti, ad appena 30 km dal sogno scudetto. Difficile, quasi impossibile la replica del rivale, che può sperare solamente nell'ennesimo colpo di scena di questo CIR. Classifica più che indirizzata anche nel due ruote motrici. A comandare è di nuovo Paolo Andreucci, inarrestabile, infinito campione che non perde l'occasione per far vedere ciò che sa fare con in mano un volante. Così il Garfagnino inizia le ultime prove come una passerella finale verso il titolo, grazie ai suoi 2 minuti di vantaggio sui giovani Christopher Lucchesi e Davide Nicelli, ragazzi che dimostrano comunque le loro ottime qualità anche sulle selettive prove del Tuscan. E sì, sinistra, 3, vai, lunga, 40, sì, sinistra, 4 più, lunga, lunga, clop, 3 più, e sì, destra, 7, 50, dopo il poggio, sì, sinistra, 4 meno fino al palo. Ma la copertina di questo 2020 spetta necessariamente ad Andrea Crugnola e Pietro Ometto, i campioni italiani Rally 2020. Siamo veramente contenti perché è stato un anno un po' particolare, siamo partiti con l'RR di Roma, quindi abbiamo dovuto rincorrere dall'inizio fino a quest'oggi l'ultima prova. Indubbiamente bisogna ringraziare tutte le persone che hanno creduto in noi, quindi Citroen, Carlo Leoni, Pirelli, FPF, Mubisport, i nostri partner, Pietro che è stato perfetto tutto l'anno. Chiaramente ringrazio anche la mia famiglia perché hanno fatto tantissimi sacrifici per me e sicuramente è un giorno speciale per noi, dai. E un complimenti anche a Gian Domenico, a Lorenzo e a KK che tra l'altro rientra nel team che mi ha fatto crescere. E dunque ci godiamo la vittoria, sperando di poter essere di nuovo al DL Campionato il prossimo anno. Meritava la vittoria del titolo il varesino in rosso e lo ha dimostrato anche il Tuscan. Il pilota ammesso in strada da Citroen era partito nel peggiore dei modi con l'auto di Roma. Da lì in poi si è rialzato con carattere ed ha saputo solo vincere. E quando Basso gli ha lasciato un'ultima chance dopo il due valli, lui l'ha raccolta senza esitazione. Quindi applausi per Crugnola, nuovo re dei rally italiani.